Grazie. Io ringrazio veramente l'Assemblea Capitolina, in particolare la consigliera Guadagno che diciamo, ci consente oggi, insieme agli altri colleghi firmatari della delibera, di essere qui. E sono d'accordo, è un giorno importante perché noi ci stiamo prendendo un impegno serio. Io sono chiaramente anche personalmente molto emozionata, lo confesso, perché la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia è stata una convenzione frutto del lavoro di tanti nel mondo. Ci sono voluti 10 anni per scrivere una convenzione che sancisse dei diritti validi per i bambini e gli adolescenti ovunque nel mondo, con un lavoro molto approfondito di esperti internazionali. È una legge, come sapete, la Convenzione per lo Stato italiano fin dal 91. Quindi significa che per noi è un obbligo rispettare questi diritti. Lo dico perché un ente locale come Roma Capitale ha un preciso compito, quindi nel garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono sul territorio di Roma Capitale. I bambini e gli adolescenti ci ricordano, io sono personalmente contraria a quando si parla di loro come cittadini del domani, perché proprio da loro sappiamo che vogliono essere considerati cittadini dell'oggi, perché il considerarli cittadini del domani in qualche modo ci deresponsabilizza su quello che noi dobbiamo fare qui e ora per garantire i loro diritti. Sono quindi cittadini di oggi e noi oggi ci occupiamo seriamente dell'attuazione appunto dei loro diritti. Io ricordo soltanto in questa sede perché sono i principi della Convenzione stessa che possono aiutarci a muovere poi i nostri passi. Il principio di non discriminazione, sappiamo quanto sia importante ricordarlo anche in questi giorni. I diritti dei bambini e degli adolescenti devono essere attuati senza alcuna discriminazione nei confronti di tutti i bambini e gli adolescenti. Il principio del superiore interesse, che poi l'attuazione della Convenzione stessa ci ha portato a dire che deve essere utilizzato anche per valutare caso per caso le situazioni, e è un principio che deve guidare anche l'operato dei decisori politici. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, e veniva detto bene dalla consigliera Guadagno, uno sviluppo che non è soltanto uno sviluppo fisico, è anche uno sviluppo psicologico, quindi riguarda anche tutto l'ambito del culturale, dell'aumento delle opportunità che i bambini e i ragazzi devono avere anche sul nostro territorio. E poi il principio dell'ascolto e la partecipazione. Noi oggi ci prendiamo un impegno formale a migliorare le opportunità dei bambini e dei ragazzi a partecipare attivamente alla vita di questa città. Lo dico perché cittadini democratici si diventa e quindi è molto importante immaginare fin dalla più tenera età dei bimbi dei percorsi per la cittadinanza attiva e per la creazione di cittadini democratici. Noi stiamo, come sapete, scrivendo e siamo proprio alle battute finali il nuovo piano sociale cittadino. È chiaro che questo indirizzo forte dell'Assemblea entrerà a far parte pienamente del piano sociale cittadino. Torniamo a programmare le politiche di questa città dopo decenni e sarà molto importante ribadire la centralità dell'infanzia e dell'adolescenza anche in quella sede. Siamo anche, e sarà fatto a valle di questo atto di assemblea, riprogrammando l'utilizzo dei fondi della legge 285-97, che è una legge nazionale che prevede per le città riservatarie, Roma è una di quelle, dei fondi dedicati all'infanzia e all'adolescenza, quindi sarà importante diciamo, dare delle indicazioni precise e dal monitoraggio che abbiamo fatto nell'uso di questi fondi in passato è evidente come sia mancata una centralità e una regia unica nel destinare tante risorse che di fatto poi sono state disperse sui territori. E è aperto un avviso pubblico in questo giorno, quindi colgo anche questa occasione per la creazione di un forum sull'infanzia e l'adolescenza. Questa costellazione dei forum che noi vogliamo creare sono delle occasioni permanenti di confronto col mondo dell'associazionismo, delle organizzazioni e degli esperti. Quindi questa sarà una sede e sta dentro appunto anche lo spirito, diciamo, di questa progettualità. Prendo qui le parole di un ragazzino, ma era veramente piccolo, 7 anni, in un laboratorio sulle città amiche, e disse questa frase. Era un laboratorio dove ha immaginato di essere sindaco per un giorno e alla fine ha detto questa frase, ha detto perché una città va pensata, perché una città va pensata.
è bella come provocazione anche per tutti noi, sulla necessità in qualche modo di una riflessione seria e approfondita rispetto al concetto di città. E sappiamo che quando creiamo delle città più a misura di persone, in questo caso più a misura di persone di minorità, noi creiamo delle città che sono migliori appunto per tutti. L'UNICEF, dico solo due parole su questo perché poi so che interverrà anche il Presidente Leone, e questa progettualità dell'UNICEF, che è una progettualità dell'UNICEF internazionale, nasce dalle esperienze delle città, quindi non è una progettualità nata dalle accademie, ma una progettualità nata da tante attività realizzate in tutte le città del mondo. Sono delle azioni di sistema e quindi sarà importante appunto monitorarle, perché parte integrante dell'impegno che prendiamo oggi è poi la verifica del fatto che siano rispettati gli impegni appunto che vengono sottoscritti. Credo che quello che la Convenzione ha richiesto a tutti i decisori politici è anche una sfida ancora attuale sul nostro territorio romano, come in Italia, come in Europa, è quello di ripensare la centralità dei bambini e dei ragazzi favorendo la loro partecipazione attiva e il loro ascolto. L'ascolto e la partecipazione non deve essere un di più, deve essere una modalità costante della nostra azione. Questa è parte integrante dell'impegno che ci prendiamo oggi. Quindi io ringrazio tutti, questa progettualità ci consente di avere degli strumenti molto pratici per l'attuazione dei diritti, quindi è molto importante il passo che stiamo per compiere. Grazie.